cara Giulia, io odio quando qualcuno se ne va. Ogni volta vengo sbalzata nel ricordo del funerale più brutto della mia vita, almeno finora. Era luglio del 2005. Ero già incinta di mia figlia, ma ancora non lo sapevo. Una parte della mia vita andava via e un'altra stava arrivando. Ma io ero all'oscuro di entrambe. Anche ieri a casa di zio alternavo visioni del passato a bruschi ritorni alla realtà attraverso un nome. Lo stesso nome che il prete continuava a ripetere. Un nome estraneo a tutti i presenti tranne che a me. Noi lo chiamavamo Lino, mio zio, e le parole del prete, dette così, sembravano proprio per qualcun altro. Angelo, angelo, angelo. Così, tutto il tempo. Uno stato emotivo dissociante. E mia figlia che mi guardava non pregare, non piangere, non parlare con i parenti se non per lo stretto necessario e soprattutto esserci e non esserci allo stesso tempo. Così, oggi ho deciso di venire qui da te per mettere un fiore sulla tua tomba, nonna. È una cosa che non faccio mai. Non credo abbia molto senso, se non per dare a chi resta un luogo simbolico in cui incontrare chi invece non c'è più. Un appuntamento ideale in un luogo reale. Che strano. Eppure in questo cimitero ne sono accadute di cose strane per me. Chissà perché mi stupisco ancora. Beh, adesso sono qui davanti, con questi gigli in mano, a guardare una lastra di marmo fra mille. E come ieri a casa di zio, ci sono, ma non ci sono. Rivivo il giorno in cui portammo qui il tuo corpo. Non riesco a vedere nessuna immagine. Sento solo quello stato d'animo incredulo, spaesato. E quel dolore. Quel dolore così forte che mi faceva sembrare di essere in un film. Vedevo tutto come se fosse distante. Sfocato. E non solo per le lacrime impossibili da trattenere. L'astrazione cinematografica era l'unica difesa, immagino. Sai, nonna, io ti sogno. Ti penso, ti ricordo ogni giorno. Non mi serve venire qui a guardare questa pietra per poterti parlare. È che forse sono qui per un altro motivo. È che rivorrei indietro la primavera scorsa, quel momento di grazia in cui conobbi Angelo. Ma non c'è verso. È contro le leggi della natura, dicono. Il tempo scorre solo in avanti. Eppure la poesia, la filosofia, ma anche la fisica non sembrano essere così d'accordo, no? Ma un conto sono i libri e un conto la vita. La vita non è letteratura. Raccolgo questa frase dai ricordi di circa un anno fa e continuo a non concepirla. E continuo a raccontarmi una storia che non c'è più. Non c'è più. Non esiste e non potrà più esistere. Non in questa vita, almeno. La verità è che mal sopporto di dover camminare ancora in questi luoghi in cui la letteratura, per me, è stata vera. Eppure tutto mi riporta sugli stessi passi, negli stessi posti, come se questo romanzo assente andasse sottolineato ancora, o come se Dio, chi per lui si divertisse a giocare con i segni. Ed è così che, entrando qui per venire da te, mi sono ritrovata davanti a quella tomba con la statua dell'angelo. Lì sì che ho rivisto alcune immagini. E le ho viste come se guardassi una vecchia pellicola proiettata su uno schermo. O come quando fai un sogno e ti vedi dall'esterno e quasi non sei più tu.
Lei che cammina da un lato del percorso guardando i monumenti. Lui che la raggiunge, la prende di sorpresa e la bacia. Così vigorosamente che prima che lei possa anche solo pensare di allontanarlo, è già persa fra le sue braccia. Una scena romantica, in pieno stile risorgimentale, che ricorda tanto il quadro di Hayez. E per quel momento non c'era più nessun funerale, più nessuna morte, più nessuna tomba, più nessuna vita, nessuna realtà. Un ricordo così chiaro e nitido da farmi perdere il contatto con me stessa. Non ero più qui, non era più adesso, forse non ero nemmeno più io. Ero in quel film, in quel libro, in quel quadro. Per un tempo indeterminato, così breve, ma eterno. Allora forse sono qui per questo, perché quello che mi tiene in vita spesso non è tangibile, altrettanto spesso non è nemmeno vero, come questo dialogo con te, nonna. Perché per me la vita è e deve essere letteratura, e quando smette di esserlo è solo dolore, perché la realtà non è poi così importante.